L'antica cronaca di Cuneo cita la chiesetta di Santa Maria immersa in una foltissima selva, come esistente prima della fondazione della città. Si tratta del priorato benedettino dipendente dall'abbazia di Borgo San Dalmazzo e divenuto sede di cura d'anime fin dal 200. Santa Maria del Bosco fu vivace parrocchia nel cuore della città, come testimonia la presenza di ben 14 altari citati nella visita pastorale del 1583. I patronati appartenevano a famiglie nobili e corporazioni di lavoratori, come vignaioli, tessitori, calzolai e mugnai. La riduzione di Cuneo a Piazzaforte rischiò di travolgere anche questa chiesa, che fu esposta ai bombardamenti dei frequenti assedi, ma si mantenne comunque molto attiva. Tra il 1643 e il 1645, il parroco Monsignor Diego della Chiesa riuscì ad istituire una collegiata di canonici. Nella notte di Natale del 1656, la volta della chiesa crollò rovinosamente. La ricostruzione avvenne in forme grandiose su progetto di Giovenale Boetto. La prima pietra fu posta il 18 marzo 1657. Nel 1662 era già ufficiata e il 25 ottobre 1665 veniva solennemente consacrata. La chiesa superò gli assedi settecenteschi e la chiusura al tempo della Rivoluzione francese. Con l'abbattimento delle fortificazioni nel 1801, venne a trovarsi nel cuore dello sviluppo urbano. Anche per questo, nel 1817, con l'elevazione di Cuneo a sede vescovile, divenne cattedrale. Iniziarono interventi di restauro e abbellimento, con la formazione della cupola su progetto di Stefano Rovere. Tra il 1863 e il 1866, con la realizzazione della facciata neoclassica progettata da Antonio Bono, la cattedrale fu idealmente raccordata alla vicina Grande Piazza, oggi Piazza Galimberti. Ultimo intervento significativo fu la realizzazione della cripta per i sepolcri dei vescovi, nel 1968.